Buongiorno ed eccoci qui ad un nuovo appuntamento con Casa Chalet in diretta dallo Chalet del Centro. Oggi una puntata davvero molto ricca. Nella seconda parte ci sarà Don Francesco Riccio come sempre, ma nella prima avremo un argomento di cui parlare, perché entreremo nel fatato mondo di C'era una volta, perché si ricomincia. Adesso questa mattina ci sono stati i sorteggi delle scuole e quindi anche l'assegnazione delle fiabe, vi faremo vedere tutto, ma con le nostre rubriche vi porteremo in un altro mondo incantato, ovvero quello degli abiti da sposa, ma anche questa volta vi mostreremo come ritrovare il sorriso, ma davvero proprio il sorriso, quello bello, smagliante, luminoso. Pensavate che eravate tutti senza speranze? E invece no, speranze per tutti, oggi il lieto fine, e vissero felici e contenti. Quando? Dopo la sigla. And baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. No kid could you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Finalmente adesso è mio ospite Domenico Fontanella, che per me, avvocato, ma per me e per il nostro mondo è mister notaio. Quindi adesso sei nelle vesti di mister notaio, perché parliamo di C'era una volta. Salve, buongiorno mister notaio. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Teleclub. Beh, mi calo subito nei panni di mister notaio. Ecco. Anche quest'anno devo sopportarmi la cadaft. Vabbè. C'è. Scherzando, ovviamente. Allora, ci siamo, partiamo. Abbiamo la data. Abbiamo la data dal 20 marzo. Nuovamente ritornerà in schermo il nostro magico mondo di C'era una volta. E sono davvero molto orgogliosa, perché diciamo questo è uno dei programmi più longevi di Teleclub Italia. Era il 2001, cioè quest'anno C'era una volta diventa maggiorenne, compie 18 anni, e pensare io ne avevo 16. Fatemi un po' due conti. Sono cresciuta con C'era una volta, ma non solo io, sono cresciuti tantissimi bambini, tantissimi ragazzini, perché inizialmente questa trasmissione veniva fatta con i bambini delle scuole elementari, poi siamo passati alle scuole medie, e per tutti è davvero un momento bellissimo, sia come esperienza e poi perché questo è un momento culturale che porta nelle scuole di tutto il territorio Giambattista Basile, che pensate è l'inventore della fiaba. Lo facciamo attraverso dei giochi e anche attraverso le chicche del nostro mister notaio, e poi lui è quello che sorveglia un po' tutto l'andamento dei giochi. Che dire, tanti auguri a C'era una volta, buon 18esimo compleanno. Sono soltanto 3 anni che io partecipo all'evento, al compleanno di C'era una volta, e lo faccio volentieri. Ma non tanto perché ho la presunzione di arbitrare o sorvegliare. Perché a lei fa piacere stare con noi, con è i ragazzini. Vero, è vero. Soprattutto mister notaio è vecchiarello, cioè mister notaio, cioè vecchiarello di secoli. E quindi sei un po' giovane. Sì, nasco dalla pinna di Basile, no? Come ricordi pure tu, sì. Nella trasmissione. Dicevo, è un piacere prendere parte a questo progetto. Non ti nascondo che all'inizio ero un po' scettico, perché Giambattista Basile non è un autore semplice, facile. No. Quando mi è stato proposto appunto di fare da mister notaio per un progetto che vedeva coinvolti i ragazzi delle scuole medie, cimentarsi in un testo così difficile, mi sono detto forse hanno effettivamente bisogno di qualcuno che appunto sorvegli, metta ordine. Ma poi dopo mi sono reso conto che stiamo parlando di ragazzi che assolutamente non hanno bisogno di essere sorvegliati o di qualcuno che metta ordine. Un grande applauso ai dirigenti e agli insegnanti. Assolutamente. Sono eccezionali. E credetemi, quando mi sono ritrovato questi ragazzi che hanno dai 10-11 anni, sì, fino ai 13 anni, essere così preparati sulle fiabe,
rispetto ad un testo così difficile, veramente lì ho preso coscienza del fatto che ero io a sfruttare quel momento piuttosto che a offrire un mio contributo a quei ragazzi. Posso dire a distanza di 3 anni di essere cresciuto grazie a questi ragazzi. Che bello, che bello, è vero. Sono davvero fonte di gioia e soddisfazione. Ma andiamo subito ai numeri. 8 scuole coinvolte di tutto il territorio, non solo di Giugliano, ma di tutto l'Interland. Abbiamo sempre 4 fasi. Il 20 marzo cominciamo e terminiamo il 31 maggio, chiaramente all'Ocean di Giugliano, dove si scoprirà quale sarà la scuola che vince e cosa vince la scuola. Un assegno gigante messo in palio da Banca Popolare Vesuviana di 1000 euro da spendere in libri per la biblioteca. Ma quest'anno grande novità, 250 euro in libri, sempre da dare al secondo classificato, sempre per arricchire la biblioteca scolastica. Ci saranno anche dei premi speciali che insomma premieranno la creatività nelle semifinali, che verranno svolte una parte in studio e poi... E poi dopo, no, che siamo in studio, dobbiamo fare le semifinali. Facciamo la magia. Mister Nuda mi hanno bocciato un'altra volta. E non possiamo fare niente. Un poco di politica del regno, non la possiamo smuovere. Prendiamo spunto da Basile, che era anche un ottimo politico, no? Ricordiamo. E quindi, se riusciamo a raccomandarmi un po' a scuola di magia, andremo nel bellissimo giardino della Kindergarten, dove, qui proprio a via Roma, salutiamo la signora Mariella, dove ci sarà questo momento creativo e spettacolare. Lì poi sceglieremo insomma la scuola che verrà premiata per la creatività. Però questo sempre dipende da Mister Notaio. Si salvi chi può, perché credetemi, quando si cimenta nella magia fa solo disastri, quindi vediamo cosa succede. Allora, questa mattina ci sono stati sorteggi, ma prima di passare al sorteggio live, vi mostriamo proprio le immagini di questa mattina del sorteggio, voglio passare a un altro momento fiabesco, no? Vabbè, Mister Noi, ma tu ti ricordi quando ti sei sposato nel lontano? All'epoca i matrimoni si facevano in maniera diversa, sì, da come si fa oggi, carrozze con i cavalli, tutti i personaggi delle fiabe. Tutte le principesse, insomma, le fiabe finiscono e vissero felici e contenti. E chiaramente il sogno di ogni donna è essere principessa almeno il giorno del matrimonio. Perché non sognare? D'altronde Basile vuole proprio quello, no? Ci aiuta a sognare. Sai che c'è un posto dove i sogni diventano realtà per le principesse che vogliono essere tali il giorno del matrimonio? Certo. Adesso ve lo mostriamo. Guardate, per diventare principesse, guardate. Con delle trasparenze laterali. Questa è la Tele Erpipolo e ci ritroviamo qui presso la Tele Erpipolo in Corso Europa Villa Ricca, la nostra unica sede. Quest'oggi vi racconto un altro bellissimo abito del nostro atelier, della nostra collezione 2019, una sirena sempre, questa volta però con un tessuto molto particolare, cioè il cadì. Questo è un cadì in seta ed è fondamentale perché il cadì lascia intravedere tutte le forme. Quindi una sirena che ovviamente rende tutte le vostre prosperità ancora più belle. E soprattutto i dettagli sono in questo caso nella manica e in una particolare forma del corpetto, come vedete un po' a tessera, come vedete dalle immagini, cioè quindi con questa fodera solo centrale con delle trasparenze laterali. Questa tipologia di corpino permette un po' di snellire la figura, quindi di allungare, di far sembrare la figura anche un po' più alta. E poi abbiamo questo bellissimo effetto della manica con lo scollo verale, ovviamente con tutto l'effetto nude illusion che non si vede quindi da lontano, ma che fa il suo gioco ovviamente la manica oro, e vedono questa scollatura abbastanza profonda, quindi schiena nuda, per cui il pizzo scende anche un po' sul sedere per coprire delle parti magari noi donne non vogliamo proprio mettere le denti, e finire con questa lunghissima coda con una stupenda base a fondo. Qui abbiamo un pizzo rebrodato con dei piccoli dettagli di paillettes, con quel tocco di luminosità che a tutte le
per illuminare soprattutto il viso il giorno del matrimonio. Vi ricordo che ogni dettaglio e ogni singolo elemento di quest'abito può essere modificabile sotto vostra indicazione, sotto vostro consiglio, per rendere quest'abito unico e speciale per il momento del sì. Vi saluto e vi ricordo che ci troviamo Corso Europa, Villa Ricca, unica sede. Ed eccoci qua, siamo ritornati, vedete com'è bello diventare principesse per un giorno. Vabbè, io sono principessa tutti i giorni nel regno, dicevo una volta, a parte quando mi trattano male. Effettivamente Carmine prima diceva c'è un posto dove i sogni si realizzano. Bene, il posto dove si realizzano i sogni di Carmine è certamente il regno di C'era una volta. Io curiosamente stavo sfogliando la brochure. Guardate l'outfit della Cadalt, si trasforma quando viene in trasmissione. Si veste in una maniera di una sobrietà incredibile. Ma dove li prendi? Dove li prendi questi vestiti? Sono vestiti barocchi questi. Beh, certo, sai, nei giorni di C'era una volta tutti i grandi stilisti vogliono vestirmi, ma fosse la Fashion Week. Lei certamente dà libero sfogo a tutte le sue fantasie quando va in onda C'era una volta. Assolutamente. Ricordiamo le scuole che partecipano quest'anno. Allora, abbiamo la scuola Cante che l'anno scorso ha vinto i 1000 euro in libri, ricordiamo poi la scuola Cante Eterna Seconda, l'anno scorso finalmente ha vinto meritatamente. Poi abbiamo la Gramsci in passato, sempre di Giuliano, la Vitale direttamente dal sole di Lago Patria. Poi abbiamo la Giambattista Basile qui in centro, che porta un nome bello, bello importante. Poi da Aversa abbiamo l'Antonio De Curtis, ancora la Don Bosco Verdi di Qualiano, un ritorno, perché la Don Bosco Verdi ha partecipato 2 anni fa e ritorna quest'anno, la Socrate Mallardo di Mugnano e una new entry direttamente da Mugnano. Allora, Socrate Mallardo di Marano, ho detto bene? Sì. La Cirino Illuminato invece partecipa per la prima volta direttamente da Mugnano e noi siamo davvero molto contenti di averla nel nostro parterre, insomma. Praticamente c'è tutto il mondo di Basile, no? Sì. Nelle fiabe Basile spazia da un posto all'altro e descrive la sua Napoli, la Napoli dei suoi tempi, la provincia napoletana. Vogliamo dare qualche consiglio ai ragazzi? Prima di andare a vedere il sorteggio, perché poi ci vediamo un'altra magia. Il consiglio lo dà Basile stesso. Prima elencavamo le scuole, no? Si va da Mugnano, Marano, Giuliano, per finire ad Aversa. Ed è un po' questo il senso del messaggio del Basile, quello che lui vuole veicolare, ragazzi, cioè l'inclusione. Attraverso i racconti fiabeschi, attraverso le fiabe che, ricordiamolo, non sono semplici racconti fantasiosi. Basile con le fiabe vuole trasmettere dei contenuti profondi. Lo fa però utilizzando un linguaggio nuovo e tra l'altro utilizzando il dialetto napoletano, che era la lingua delle persone del popolo minuto. E lo fa perché? Proprio perché il suo è un messaggio inclusivo. Lui rappresenta il conto all'interno della corte, perché lui è uno scrittore di corte, ma in realtà con il suo modo di scrivere, con il dialetto napoletano, vuole veicolare questo messaggio ben al di là dei confini della corte e quindi veicola un messaggio di inclusione tra i popoli, inclusione. Ricordiamo ad esempio la fiaba di Cenerentola, la più conosciuta al mondo. Ma detto, qual è la tua fiaba preferita di Basile? Ma ce ne sono diverse, però ce n'è una in particolare nella quale viene descritta la casa del tempo. Salutiamo anche il nostro timer romano. Ed è particolare come fiaba, perché appunto si descrive il tempo come colui che domina tutto, come colui che divora tutto, no? Richiamando anche il mito greco del dio Crono. Ed è molto bella perché aiuta a comprendere il messaggio del tempo, che è prezioso, del tempo che governa il mondo, ma che allo stesso tempo può essere governato dall'uomo
perché il tempo, a cui addirittura arriviamo alle categorie kantiane, no, il tempo è una categoria che lo stesso uomo... Ma voi ce l'avete il mister notaio nelle vostre trasmissioni, cioè, guardate un po'. È lo stesso uomo che con Kant e anche altri arriva ad ipotizzare l'esistenza di questa categoria del tempo per governare le cose, ma sempre al servizio dell'uomo, e quindi governare il proprio tempo. Ecco, questo è un altro messaggio del Basile: se i bimbi, se i ragazzi di oggi riuscissero a governare il proprio tempo, a dare la giusta importanza alle cose che fanno e anche a dedicare il giusto tempo alle cose, beh, tutto poi finirà con... A lieto fine, quindi vissero tutti. A proposito di lieto fine, allora adesso apriamo proprio una nuova rubrica, no? Una rubrica medica, però che dà realmente tanta speranza. Io ho sempre avuto paura del dentista, poi sono andata da lui e mi ha aperto un mondo addirittura, cioè davvero mi ha aperto un mondo. Il succo del discorso è: c'è una magia per farci sorridere? Sì, 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 è questa qui, guardate. Benvenuti al Salus Medical Center. Oggi praticamente affrontiamo quello che per tante persone è un argomento piuttosto scottante, l'implantologia. E in particolar modo una tecnica che oggi qua effettuiamo al Salus Medical Center, che è la riabilitazione mediante impianti zigomatici. In che cosa consiste questa tecnica e perché ci rivolgiamo praticamente al pubblico affinché vengano recepiti questi messaggi di questo tipo di tecnica? Laddove il paziente viene qua senza speranza, cioè laddove al paziente è stato detto di mettere una dentiera, noi al paziente praticamente offriamo una speranza di avere un sorriso migliore nell'ambito praticamente del suo percorso di vita. In che cosa consiste questa riabilitazione? Questa riabilitazione consiste nel mettere all'interno della cavità orale degli impianti che poi vengono ancorati nello zigomo. Perché nello zigomo e perché praticamente vengono effettuati questi interventi? Questi interventi in passato venivano effettuati soprattutto nei pazienti che avevano dei tumori, diciamo, della mascella, per cui asportando la mascella, non avendo più l'osso, per mettere i denti l'unica speranza era quella praticamente di ancorare un impianto lungo nello zigomo. Oggi invece questa riabilitazione è stata portata anche nell'odontoiatria affinché i pazienti possano portare delle dentature di tipo fisso. Nella fattispecie, come vediamo dall'immagine, questa riabilitazione prevede l'utilizzo di 4 impianti, in cui 2 impianti vengono messi a livello della cavità orale, in particolar modo nella parte anteriore della maxilla, in corrispondenza del naso, che sono 2 impianti piccolini, e poi vengono invece messi 2 impianti zigomatici che a partenza dalla cavità, diciamo, orale raggiungono lo zigomo. Ci sono degli impianti molto lunghi che partono da una lunghezza, diciamo, di 3 cm e mezzo per arrivare a una lunghezza di 5 cm. Logicamente ci chiederemo: ma è un intervento che fa male? È un intervento costoso? È un intervento che si può realizzare in uno studio? A tutto c'è una risposta. Diciamo che in questa struttura abbiamo la possibilità di avere una sala operatoria di elevata eccellenza, dove il paziente viene sedato, quindi attraverso la sedazione, una sedazione, diciamo, abbastanza importante, si può realizzare questo intervento. L'altra domanda che ci poniamo: tutti possono fare questo intervento? Penso praticamente che laddove c'è una grossa atrofia del mascellare, come si evince da questa radiografia, dove addirittura si vedono le cavità nasali, dove l'osso mascellare è praticamente inesistente, l'intervento si può fare. Come si vede dalla radiografia, quindi, laddove c'è una protesi mobile, si inseriscono praticamente questi impianti e nella giornata stessa o al limite il giorno dopo viene messa una protesi fissa, quindi ad ancoraggio implantare, dando un sorriso, diciamo, al paziente nell'ambito delle 24 ore. In Campania siamo l'unico centro che effettua questo tipo di intervento, quindi nell'ambito di una struttura privata, perché questi interventi vengono essenzialmente effettuati in strutture ospedaliere. Visto che noi abbiamo un complesso operatorio, possiamo praticamente fare questo tipo di intervento, e quindi chi effettivamente è motivato e vuole posare praticamente la sua dentiera può rivolgersi, diciamo, presso questo centro e fare una consulenza che in genere sono gratuite, e pensare di passare ad una riabilitazione di tipo fisso. E dunque, lui è il dottor Antonio Mallardo, che salutiamo, grazie che ci dà il sorriso.
così facilmente. Allora, adesso ci siamo, no? Perché i nostri telespettatori vogliono sapere le sfide. Quindi dal 20 partiremo, dal 20 marzo, il 31 maggio, venerdì alle 18.30 ci sarà la diretta dall'Ocean di Giugliano e scopriremo chi vincerà. Allora, adesso andiamo a vedere il sorteggio che si è tenuto giusto qualche ora fa, così cerchiamo di capire quali sono le sfide. Guardate. Vediamo un po', apriamo. Apriamo il mister notaio. Socrate Mallardo si sfiderà con la Don Bosco Verdi. La Don Bosco Verdi con la fiaba Il racconto dell'orco. Allora, mister notaio, scriviamo Socrate Mallardo e Don Bosco Verdi. Prima sfida. Quindi abbiamo Marano contro Qualiano, Il racconto dell'orco. Seconda sfida. Fiaba e la papera. Allora, adesso voglio... Prima il notaio. Vediamo un po'. La papera. Cirino illuminato. Bene. Illuminato con la Basile. Quindi, illuminato e Basile si sfideranno nella seconda puntata, quindi seconda registrazione, con la fiaba La Papera. Quindi adesso abbiamo Mugnano, che tra l'altro è la nuova scuola, la new entry di quest'anno, la scuola di Mugnano. Abbiamo le ultime due. Allora, vediamo un po'. La De Curtis con la Gramsci impastato. Con la Gramsci impastato e la fiaba è Caiuso. Bene. Adesso l'ultima sfida della prima fase. E vabbè, chi è rimasto? Vabbè, la Vitale. La Casse e la Vitale. Facciamo vedere chiaro. Eccola qua. Giuseppe Maria Dante. È la Vitale con la fiaba La Pulce. Ecco qua, quindi okay. Benissimo. E questo qua abbiamo fatto. Dunque, per quanto riguarda i giorni di registrazione, a breve vi sarà inviata una mail con tutti i dettagli. E queste erano le sfide, ricordiamo. Allora, la prima sfida con Il racconto dell'orco, Socrate Mallardo contro la Don Bosco Verdi, quindi abbiamo Marano contro Qualiano, contro poi, ci divertiamo, no? Ancora la papera, Cirino illuminato contro la Basile, invece De Curtis contro Gramsci impastato con Caiuso e Vitale contro Cante con la Pulce. Poi via via, insomma, capiremo le varie fasi del gioco. Allora, io sono emozionatissima. Tu come stai? Io anzi, bene, lei, non vedo l'ora. Adesso è il mister notaio, no, diamo no, lei. Non vedo l'ora di cominciare, di calarmi nuovamente in questa atmosfera surreale, fiabesca, e di attingere tutto quello che si può attingere dalla sapienza di questi bimbi, perché i bimbi ne sanno sempre più di noi. Sempre. E non vedo l'ora di riprendere un progetto che vale sempre la pena di ribadirlo. È un progetto che va oltre l'ambito scolastico, un progetto sociale, perché con le fiabe di Basile si parla della storia di questo popolo, di queste terre, degli abitanti di queste terre, e si lancia un messaggio positivo. Soprattutto ai bimbi, ai ragazzi viene non veicolato... Non li chiamare bimbi, sono delle scuole. È vero. Viene veicolato un messaggio positivo. Soprattutto i ragazzi vengono spinti ad approfondire le proprie radici, la propria identità. Perché quando identità. Poi si ama il proprio territorio, esattamente. Conoscerlo è importante, perché poi si ama di più il proprio territorio. Esattamente, perché inevitabilmente questi ragazzi saranno più attaccati al proprio territorio quando ne capiranno meglio le radici e le valore, origini. Assolutamente. Allora, mister notaio, grazie mille, grazie la lascio andare nel regno. Può andare a piedi o ha bisogno della magia?
No, no, vado a piedi, mi aspetta la carrozza, comincio a chiamare i cortigiani, così mi calano il ponte elevatoio, e così quando arriva lei lo facciamo alzare e cade giù. Scherzando, vabbè, sai che faccio? Resto allo sciale del centro e mi consolo così. E poi dopo, Don Francesco Riccio, restate con noi. Buonasera, amici dello chalet. Sono Emanuele, lo chef presidente dello chalet. Oggi andiamo a preparare la nostra torta tartufo con pan di Spagna bagnato a rum e mousse di cioccolato fondente. Alla base mettiamo il nostro pan di Spagna bagnato a rum a 12 gradi e all'esterno andiamo a fare la nostra mousse al cioccolato fondente. Allora, iniziamo col bagno del nostro pan di Spagna. Con la rum a 12 gradi. Andiamo a mettere all'interno della nostra fascia. Per la mousse che dobbiamo mettere all'esterno del pan di Spagna per completare la fascia, allora abbiamo preparato la crema che l'abbiamo riscaldata a 35 gradi, il nostro cioccolato fondente puro l'abbiamo riscaldato sul fuoco a 45 gradi e abbiamo montato la panna semimontata lucida. Adesso andiamo ad assemblare il cioccolato fondente all'interno della nostra crema. Andiamo a mettere la panna semimontata, come ho detto prima, lucida, all'interno di questo composto, la mettiamo poco alla volta. Iniziamo a mettere un po' di panna, andiamo a girare. Prendiamo tutto il composto, lo mettiamo all'interno della panna. La nostra mousse è pronta. Come potete vedere è molto omogenea e compatta. Ecco qui, crema, cioccolato fondente puro e panna semimontata lucida. Abbiamo fatto la mousse. Mettiamo la nostra mousse all'interno del nostro accappoche. La nostra torta è pronta, andiamo a mettere all'interno del battitore. Una mezz'oretta, a meno 40 gradi, sarà pronta per andarla a decorare. Ok, la nostra torta è pronta, l'abbiamo abbattuta a meno 40 per circa una mezz'oretta, l'abbiamo sformata ed è questo il risultato. Abbiamo fatto qualche decorazione all'esterno, non ci resta che mettere il cacao. Mettiamo il nostro logo all'esterno. Il nostro tartufo cioccolato fondente al rum è pronto per essere servito.